have agreed, with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me. Less is more. But if less is more, how you keep in score? It means for every point you make, your level drop. Dobbiamo dire che tanti sono i depistaggi e le coperture che sono state messe in atto per far perdere tempo ai giudici e per annullare i risultati processuali faticosamente raggiunti. Oggi l'associazione è convinta che anche la pista internazionale messa a disposizione dalla commissione Mitrokhin subirà lo stesso misero esito delle precedenti piste. A questo punto sarà necessario che la Procura di Bologna riprenda le indagini sui mandanti per colpirli come meritano. 30 anni fa, in questo piazzale abbiamo perso gli affetti più cari, un pezzo della nostra vita. Per onorare la loro memoria abbiamo scelto la strada della ricerca della verità e della giustizia, l'unico modo per vincere con le armi della democrazia i disegni criminali. In questi anni abbiamo cercato di far esaltare l'orgoglio di appartenere ad un'associazione che ha come impegno primario ottenere giustizia e verità. Abbiamo soffocato la commozione che ci deriva dall'enorme tragedia che ha colpito ognuno di noi. Abbiamo guardato avanti e tanti sono i risultati che in questi anni si sono ottenuti, specialmente sui diritti delle vittime, nonostante che i vari governi, con ripetute promesse e assicurazioni, non operino per applicare completamente le leggi pur approvate dal Parlamento. È consapevolezza ormai di tutti i cittadini che l'ostacolo principale alla verità, allo smascheramento dei mandanti, è l'opposizione, anche in modo non ufficiale, del segreto di Stato in tutti i processi di terrorismo e strage. Per questo ribadiamo con forza che, passati 30 anni dall'evento, tutti i documenti ad esso relativi e i denominativi in esso contenuti in possesso dei servizi segreti, della Polizia e dei Carabinieri, vengano catalogati e resi pubblici, senza distinguere tra documenti d'archivio e quelli d'archivio corrente. L'ipotesi di reiterare il segreto di Stato dopo 30 anni
è una vergogna, sembra fatta non per tutelare la sicurezza dello Stato, ma per rendere impossibile colpire i mandanti e gli ispiratori politici. Have mercy on me, I hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed, I hope you're not lonely. Siamo qua con Carlo Lucarelli a 30 anni dalla drammatica strage del 2 agosto 1980. Una grande partecipazione dei cittadini, purtroppo però Carlo lo Stato completamente assente. Ti chiediamo un'opinione su questo. Se lo Stato, il governo in particolare, è completamente assente e senza scuse. Una delle scuse adotte è stata, ma tanto ci prendiamo i fischi, a parte che è tua responsabilità venire a prenderti i fischi se la gente ti fischia, e magari fare in modo che non ti fischi più dicendo delle cose che siano importanti. Cose importanti da dire qui. Non sono, come abbiamo sentito magari in altri anni, la storia del terrorismo italiano o la storia dell'importanza delle ferrovie nello sviluppo del paese, come abbiamo sentito da altri ministri. Le cose importanti sono che fa il governo per quello che è successo e che cosa vuol fare in futuro per evitare che ci sia e per avere verità e giustizia. Se viene a dire quello, forse la gente non ti fischia. Ma in questo caso avrebbero parlato in comune, per cui non li fischiava nessuno. Schiavano. Esatto. Allora, qui non esserci venuti significa non volerci essere. Non volerci essere è una brutta cosa. Il discorso di Napolitano anche il Presidente della Repubblica poteva presenziare, secondo noi. Sì, sarebbe stato bello, fosse stato una personalità al di sopra del governo, meglio di tutti era il Presidente della Repubblica, peccato che quello c'eravamo noi e qualcosa sia. Grazie mille, Carlo.